Salve a tutti, vediamo ora un riassunto di come in generale si trovano le equazioni delle tangenti a una conica, in particolare cioè nell'esempio della circonferenza, perché è più facile. Allora, se noi abbiamo la nostra conica, abbiamo un punto, da questo punto possono partire infinita rete, però alcune rete intersecheranno, adesso parliamo comunque della circonferenza, alcune rete intersecheranno la circonferenza in due punti. Alcune in un punto, appunto quelle saranno le tangenti che ci interessano, e alcune rette non intersecheranno proprio la circonferenza. Va bene, allora come facciamo? Cioè, qual è la condizione in generale per trovare proprio le tangenti? La condizione è quella che il numero di intersezioni deve essere esattamente 1. Intersezioni tra la retta e la circonferenza. Perché qua ci sono due intersezioni, qua non c'è nessuna intersezione, proprio sulle tangenti c'è una sola intersezione. Quindi le intersezioni come si trovano? Mettendo a sistema. E allora noi metteremo a sistema la circonferenza e una generica retta che passa per il punto P. Però tra le rette che passano il punto P, queste hanno infinite, ce ne sono infinite che hanno diverse pendenze. Allora, per cui questa è l'equazione di circonferenza, ci interessa trovare tangenti a questa circonferenza, tangenti che passano per il punto P, 4-1. Allora, in generale una retta è equazione y kx più n. Noi se vogliamo imporre la condizione che sia una retta che passa per P, al posto di y e di x mettiamo queste coordinate, qui y mettiamo meno 1 e x mettiamo 4. Allora, adesso cosa facciamo di questo? Qui possiamo esprimere n con k e poi di nuovo questo lo inseriamo qua in y kx più n al posto di n. Quindi troviamo y kx meno 4k meno 1. E questa, se vedete, dipende soltanto da. Cioè un'equazione dipende da k. Con diversi k, diverse pendenze, avrò diverse di queste rette che passano per il punto P. Allora, metto questa a sistema con la circonferenza e quindi qua ho già y espresso, lo inserisco qua dove ho y al quadrato, qua dove ho y. Vado a inserirlo. Qua devo risolvere, attenzione, un quadrato di un trinomio. Il quadrato del trinomio è il primo termine al quadrato, il secondo termine al quadrato, il terzo termine al quadrato, poi due volte il primo per il secondo, due volte il primo per il terzo e due volte il secondo per il terzo. Boh, poi qua vado a moltiplicare con la parentesi. E adesso qui sembra di trovare una cosa molto caotica, ma non dobbiamo dimenticarci cosa stiamo cercando. Questa dobbiamo vederla perché appunto ci dovrebbe dare le intersezioni, dobbiamo vederla come un'equazione nella x e quindi riordiniamo rispetto alla x. Abbiamo dei termini con x al quadrato, dei termini con x alla prima e poi altri termini. E appunto la schema è ordinata così: qualcosa che moltiplica x al quadrato, poi qualcosa che moltiplica x e poi ancora qualcosa. Questi coefficienti ovviamente dipendono da k perché le intersezioni cambieranno se cambia la pendenza della retta. E adesso imponiamo proprio la condizione che dicevo prima: noi vogliamo che questa equazione di secondo grado abbia una soluzione, non due. Quando interseca, non 0 quando non interseca proprio, ma esattamente una quando è una tangente. E allora questo succede quando il discriminante è uguale a 0, perché nella formula abbiamo più o meno radice del discriminante. Beh, se quello è 0, abbiamo più o meno 0, quindi abbiamo un solo valore. Allora, b al quadrato meno 4c uguale a 0. A è questo coefficiente, b è questo, e c è questo. Qua in B non dimentichiamoci anche questo meno, anche se poi quando facciamo B al quadrato, ah no, boh, vabbè, non è importante, quando mettiamo B al quadrato quel meno diventa un più. Allora, quindi appunto B al quadrato meno 4AC è uguale a 0. E adesso abbiamo un'equazione che contiene solo K. Comunque adesso dobbiamo sviluppare qui, quadrato il binomio, questo meno 4 intanto lo teniamo davanti, vado a moltiplicare questi, poi vado a moltiplicare ancora il meno 4. E poi succederà in generale che la quarta potenza e la terza potenza si eliminano. Troviamo un'equazione di secondo grado. Boh, qua perché avevamo i coefficienti 36 e 160, conviene comunque dividere con 4 per numeri più piccoli. Troviamo
Vabbè, adesso questa qui potrebbe essere anche una generica equazione di secondo grado che risolviamo con la formula. In questo caso ci manca un termine, risolviamo raccogliendo k. E troviamo due valori, k1 è 0 e k2 è 40 noni. E adesso dove mettiamo questi valori? Qui, perché noi avevamo messo al sistema proprio questa, y kx meno 4k meno 1. E inseriamo una volta il valore 0, una volta il valore 40 noni. E quindi troviamo le equazioni delle due tangenti, perché qui nella situazione come vediamo in figura ci aspettiamo due tangenti. Attenzione a un caso particolare, guardate questa figura, noi abbiamo il punto che, insomma, se abbiamo che una delle tangenti è proprio verticale e noi facciamo tutto questo procedimento, verrà fuori che noi troviamo solo un valore di k. Questa diventerà un'equazione di primo grado. E uno può sembrare strano, ma com'è possibile? Dovremmo trovare due tangenti, come se fate i calcoli ne trovate solo una. E questo perché? Perché non trovate, facendo questo procedimento, la tangente verticale. E perché non la troviamo? Perché k rappresenta la pendenza, ma le rette verticali hanno pendenza infinita, non è un numero la pendenza, cioè in parole povere le rette verticali non si possono esprimere nella forma y kx più n, per quello non viene conteggiata dentro, non è in questa forma. E beh, qual è l'equazione di questa retta? È facile, se il punto a coordinate 5 e 7, qui la coordinata x è 5, beh l'equazione è proprio x uguale a 5. Boh, poi però può succedere che trovate una sola retta anche nel caso che il punto P si trovi sulla circonferenza. E, vabbè, lì si può verificare facilmente se sta sulla circonferenza, comunque basta inserire coordinate dentro l'equazione circonferenza e vedere se vale. E, sì, questo metodo comunque in generale funziona per le coniche perché sono equazioni di secondo grado e quindi si può fare questa cosa col delta uguale a 0, perché l'equazione che troviamo qua nella x è comunque un'equazione di secondo grado. Perché le coniche di secondo grado, la retta di primo grado, 2 per 1 fa 2. Perché un'equazione di secondo grado si riesce a fare così. Allora, però potrebbe anche essere che noi cerchiamo tangenti a una circonferenza o una conica, non che passano per un punto, ma che sono parallele a una retta. Oppure la stessa cosa che, di cui è già data la pendenza. Sconosciamo la pendenza e vogliamo trovare le tangenti. Boh, stesso discorso di prima, comunque in questo qua in generale saranno due, una così e una così. Altre rette intersecano la circonferenza di due punti, altre non le intersecano proprio. E quindi avremo comunque una retta in generale y kx più n, però qui diciamo abbiamo data la pendenza. Per esempio, k uguale a 2 e allora in questo caso mettete 2, y 2x più n, se la pendenza fosse 2 allora così abbiamo una generica retta di dipendenza 2 che è una generica di queste e questo si va a mettere a sistema con la circonferenza in quel caso. Va bene, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.